Salve a tutti e bentornati alle video recensioni della Cinéma Sauvage. Innanzitutto spero che il mio speciale della settimana scorsa vi sia piaciuto, fatemi sapere qualcosa comunque, eventualmente cercherò di fare qualche altro speciale ogni tanto. E, detto questo, vi ricordo di iscrivervi alla pagina di YouTube o anche seguire la pagina Facebook per avere eventuali aggiornamenti costanti sulle prossime video recensioni e i prossimi speciali. Detto questo, ora andiamo subito ad analizzare Swingers, un film poco noto in Italia ma dal cast eccezionale, devo dire. Ecco a voi la nostra video recensione. Bene, eccoci qui dunque con Swingers. Come già anticipato, Swingers ha un cast veramente eccezionale. Innanzitutto abbiamo il regista di Iron Man, dei primi due Iron Man, che recita come attore. Abbiamo Ron Livingstone. E abbiamo Vince Vaughn. Vince Vaughn, ricordiamo, è un grande comico che spesso ha lavorato anche con Ben Stiller. Qui sono veramente giovanissimi, credo abbiano circa la mia età, abbiano dai 24 ai 25 anni. Ed è un film veramente interessante. Per quale motivo? Fondamentalmente il film non è che sia il capolavoro della vita, andiamoci conto. Però è una piccola chicca della cinematografia americana, secondo me. La storia è incentrata soprattutto su la figura appunto del protagonista, che è il regista di Iron Man, che si chiama John Favreau. Perdonate, ma non sono molto. Non sono riuscito bene a capire come pronunciare il suo cognome, perdonatemi. E fondamentalmente, appunto, è questo personaggio che è stato mollato dalla ragazza e decide di spostarsi da New York a Los Angeles, mi pare. E qui abbiamo appunto i suoi amici, abbiamo un suo amico che gli presenterà altri amici, in cui andranno di sera un po' alla ricerca di avventure. Fondamentalmente sono tutti, i personaggi che si vedono sono tutti attori in cerca di un ingaggio, che vagano tra provino a provino. Ed è molto carina come metafora, secondo me, perché questo sempre cercare da provino a provino, andare a provare una cosa o un'altra, senza magari riuscire spesso a trovarla, è un po' il sinonimo della persona sempre in cerca di qualcosa, degli esseri umani sempre alla ricerca di qualcosa, sempre comunque lì a trovare, a cercare comunque il modo di andare avanti in qualche modo, anche perché poi loro, a parte i provini, cioè la loro vita è sempre un movimento di andare la sera, uscire, ma la cosa interessante di per sé non è tanto l'evoluzione dei personaggi di contorno, quanto l'evoluzione di questo personaggio. Lui appunto mollato la ragazza da qualche mese, non riesce a smuoversi finché alla fine del film, tra i tanti giri che fanno gli amici, trova questa ragazza che, se non sbaglio, è una anche lei giovanissima, Heather Graham, è anche qui un'attrice abbastanza famosa adesso, che comunque gli cambierà un po' l'ottica della vita, mentre lui prima era ossessionato da questo aspettare i messaggi della segreteria telefonica della sua ex, nonostante a un certo punto siano passati addirittura 6 mesi, e continuare a aspettare. E a questo punto incontra questa ragazza che ha un interesse verso di lui, e addirittura nel finale c'è in qualche modo una rivincita, un cambiamento. La prova finale è appunto che finalmente, dopo che è uscito con questa ragazza per una sera, non che sia successo niente di particolare fondamentalmente, però richiama la sua ex dicendo comunque in qualche modo cerca di riappacificarsi con lui, però a un certo punto lui capisce che non ha più niente a che fare con questa sua ex e passa direttamente alla nuova ragazza che ha appena conosciuto. È una scena anche abbastanza divertente in qualche modo. Detto questo, il film secondo me è veramente carino, perché appunto unisce un cast di attori giovanissimi che, se li vedete, Vince Vaughn è quasi riconoscibile personalmente, ma anche John, anche appunto il regista di Iron Man, è abbastanza riconoscibile perché sono veramente magrissimi e sono giovanissimi, quindi vederli così giovani, vederli sperimentare, perché alla fine, come ho detto, non è il capolavoro della vita questo film, però c'è del potenziale, c'è comunque del potenziale. Il regista è Doug Liman, che anche lui adesso comunque ha fatto dei film famosi anche lui. È un film, è uno sperimentale fondamentalmente, è un film che magari non potrebbe di primo acchito non smuovere niente, però vedendo gli attori, vedendo il contesto, vedendo il significato anche del film, secondo me è un film che ha del potenziale. Purtroppo appunto questi film, che sono dei film di secondo piano della cinematografia americana, in Italia passano in secondo piano. E infatti l'unica pecca, che però non è una pecca del film, è una pecca mia che metto, è il fatto che non c'è la localizzazione italiana. Io ho cercato il DVD, perché comunque quando vedo un film mi piace anche
avere la possibilità di rivedermelo comunque, di avere il DVD. Io premetto che sono un appassionato di DVD, ne ho migliaia, ho smesso di contarli a un certo punto, ma non tanto per il collezionismo in sé per sé, che può effettivamente esserci delle volte come in trilogie come Signore degli Anelli o altre trilogie come Star Wars, ma tanto in sé per sé appunto perché mi piace rivedere un film. Un film io cerco di vederlo almeno 3-4 volte, può essere una palla per chi non, magari non è un appassionato, però vi assicuro che aiuta a capire meglio i meccanismi che ci sono dietro. E purtroppo l'unica pecca appunto di non del film ma della localizzazione è appunto che non c'è la localizzazione italiana, non c'è proprio. Quindi o te lo vedi in inglese, che va benissimo secondo me, anche se credo sia americano, io ripeto ho avuto la fortuna di vederlo in televisione, quindi era lingua italiana, però appunto se uno magari se l'è perso e non ha voglia di vederlo in inglese non ci puoi fare niente fondamentalmente. Ed è un peccato secondo me, perché in realtà i film interessanti davvero, i film interessanti della cinematografia americana sono proprio questi quelli che permettono di apprezzare appieno la recitazione di alcuni attori, perché mentre spesso ricadono in un divismo di un certo tipo, invece questi film un po' sottotono, un po' meno famosi, diciamo, decisamente meno famosi in realtà rispetto ad altri, ti permettono, ti danno la possibilità di apprezzare appieno la recitazione degli attori, perché come dico sempre, film meno famosi danno la possibilità agli attori di essere meno sotto pressione e quindi liberano un po' di più quello che è la loro espressività, la loro recitazione, giocano un po' di più su quello che sono. Qui, oltretutto, gli attori sono veramente molto giovani, quindi cercano un po' più di sperimentare, di vedere fino a che punto possono spingersi per arrivare alla creazione di un personaggio completo. Detto questo, cosa devo dire appunto in più? Ma non c'è molto altro da dire fondamentalmente, la regia è carina, è interessante, come ho detto non è un capolavoro della vita, non, difficilmente, non esiste il paragone fondamentalmente con altri film più famosi, più commerciali. Questo è un film, una piccola chicca che secondo me chiama quel tipo di attori, quel tipo di comicità, ancora qui non è portata effettivamente come può essere una comicità alla Ben Stiller, ma è una comicità un po' più ancora di sperimentazione appunto. Però qui si crea appunto un'atmosfera, si crea una situazione tale per cui si va appunto verso un certo significato. È vero, fa un po' sorridere vedere questi attori così giovani che delle volte cadono un pochino in un cliché di un certo tipo, ma ripeto, va bene perché quando si sperimenta delle volte c'è il rischio di cadere in alcuni cliché. Però comunque questa voglia di sperimentare, questa voglia di mettersi in gioco come attori, crea questo film veramente carino. La regia che è interessante, gli attori sono interessanti, la storia magari può risultare un po' banale, però comunque il suo significato ce l'ha, quindi non è fine a se stessa, ma dà comunque da riflettere, ti lascia quel gusto in bocca che ti fa venire appunto voglia di raccontarlo a qualcun altro. E quindi la narrazione continua in qualche modo. Detto questo, direi che la recensione è conclusa. Vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto. Come sempre vi dico appunto vi ricordo di iscrivervi alla pagina di YouTube, dare un'occhiata alla pagina Facebook, contattarmi se avete bisogno o avete qualche idea da propormi. Detto questo, io vi ringrazio e vi rimando alla prossima video recensione. Buona giornata. Codesca. I do not feel that I was born corrupted. As I do not believe. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. Sono Madonco Desca.